Diana mi aiuterà nelle indagini. Benissimo, Carlo Giuri è in ospedale. Bene. Mio marito fa box, prepugilistica. Tica. Io affronto questi piccoli grandi problemi. Ho sempre il mio rapporto conflittuale con mia suocera, con Dora, e con mia figlia, insomma, e poi cosa posso. Non posso dire altro. Gianni Morandi si trova a Matera, sarà lì a Matera perché dovrà fare dei concerti, accadono delle cose. E rimane. Ah, rimane coinvolto nel caso, quello si può dire, no? Perché io bocca cucita su Gianni Morandi. È il sospettato. Numero uno da parte di Imma. Io vado a piedi al trucco, abito vicino, esco un quarto d'ora prima perché so che quel quarto d'ora sarà dedicato a incontrare le persone, sì, i saluti, insomma il primo anno non ci conosceva nessuno, il secondo c'era il Covid, quindi eravamo liberi, ora il terzo c'è tanto amore da parte della città. Il pubblico ha visto su Rai 1 una faccia sconosciuta, non nota, e vestita anche in quel modo, quello colpisce tanto, ma la fortuna di questa serie è la scrittura e la avere a fianco a me gli attori che stimo di più in Italia. Sono straordinari attori e quindi veder recitare bene i miei compagni di viaggio mi rende felice. È ovvio, c'è un po' di stanchezza, ma perché si girano tante puntate, ci si sveglia al mattino presto e ogni tanto mi sfugge qualcosa, da dove viene il personaggio. Io so che ho tutti i giorni una sentinella, che è il mio guardiano, e quello secondo me fa un grande regista. Farmi sorprendere sempre è quello che abbiamo cercato di fare con Francesco, con Chico quest'anno, di fornire all'interprete uno sgambetto, la possibilità di guardare oltre il personaggio. Altrimenti per la terza stagione lì è duro, e la Vanessa replica, è una replicante di Imma, quindi vogliamo e tentiamo sempre di fornire nuovi spunti, no? Mi ha cambiato la vita in meglio, mi ha dato la possibilità di, a parte la popolarità che insomma a quella non ero abituata, mi fa piacere ricevere l'amore proprio della gente, i complimenti della gente, però mi ha dato la possibilità di fare questo mestiere, Imma, questo è. La mia vita è cambiata in tutto, ho più soldi, cioè, vuol dire anche quello, cioè faticare proprio nella vita. Ora finalmente posso respirare un po' di più, concedermi qualche regalo e poter scegliere. Prima non che non scegliessi, però sai, dovevo lavorare, sì. E quindi mi aggrappavo a quelle piccole poche cose che arrivavano. Io ora ho la libertà, mi sento più libera di farlo, fare la cosa per cui sono nata e che voglio fare da sempre. Sono figlia di un ventennio che ha cambiato questo paese, lo ha cambiato a mio avviso in peggio, sono figlia di una totale mancanza di meritocrazia. Io credo che in questo momento stia cambiando qualcosa, al di là, anzi, quello che è accaduto a me è evidente, e piano piano vedo emergere non solo giovani volti, ma vedo emergere donne e uomini, ma soprattutto donne, e qui siamo presenti in due, quello che è accaduto a me, quello che è accaduto anche a Barbara. La possibilità di far emergere il talento, ora finalmente ci stiamo aprendo un po', c'è dell'altro. Cioè, quindi a mio avviso sì, le cose stanno cambiando, c'è più possibilità, poi ora abbiamo anche la possibilità, quando io ho iniziato a fare l'attrice c'era meno possibilità di esprimersi, perché insomma ora ci sono le piattaforme anche, però ormai si è stanchi di, probabilmente di non veder di non far lavorare le persone brave, e ora finalmente io vedo attori
potenti che hanno voce, giovani, meno giovani, donne quarantenni, io lo vedo, quindi credo, poi non lo so se Imma Tataranni abbia aperto le porte a questo cambiamento, non lo so, ma quello che è accaduto a me è un segnale importante, è un segnale importante che una donna di 42 anni abbia avuto la possibilità di fare la protagonista in una serie popolare, perché non è un film, un'opera secca. Io avevo già fatto in Rai Lea di Marco Tullio, ma Lea è stato visto, ma era un film. Qui invece ho avuto la possibilità di entrare nelle case degli italiani per 3 anni e di farmi conoscere. Quindi sì, io sono ottimista. La penso un po' come Imma, non esiste la persecuzione giudiziaria. L'ha detto. No, sì. Però io ovviamente faccio riferimento a eventi del passato, a gente, uomini che si sono sentiti perseguitati dallo Stato e a mio avviso non lo erano affatto. E quindi ti rispondo come Imma, no, meritavi di essere processato e sono inside, sono Imma Tataranni, io sono una PM.